Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cani di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, come potete vedere mi sono messo l'acqua per tirare indietro bene i capelli. Adesso mi sto preparando perché adesso che sono in bagno, scusate il rumore sottofondo, ma stanno tagliando le piante, l'erba. Mi vado a fare la barba in modo che poi vado dal parrucchiere, mi faccio dare una sistemata ai lati e dietro, e così sono già anche bello sgarbato e vediamo. Mi faccio sistemare anche le sopracciglia, mi faccio proprio dare una sistemata bene alle sopracciglia, i lati e dietro me li faccio rasare, in modo che quando farò il codino si vedrà. Saranno ben tirati indietro, quindi si vedrà bene anche la rasatura. Appunto, mi faccio la barba in modo che sono già pronto e poi non devo stare lì quando ritorno a fare ancora la barba. Piove, ma che fortuna, però tanto alla fine che ce ne frega, io ho i capelli corti. Il tempo è bruttino perché piove, però fa caldo, ragazzi. E adesso dai, diamo inizio alle danze perché fare la barba è una scocciatura. Niente, andiamo a fare la barba. Allora amici, barba fatta ma a metà rasatura, drain, corriere. Quindi immaginate, mi sono dato una sciacquata, cioè avevo la barba a chiazze perché non l'avevo fatta bene. Dettagli, sono sceso, sono risalito, grazie amore anche tu, ho finito di farmi la barba e mi sono già messo il completino collaborazione Shin, quello delle carte, e niente, sono pronto per andare dal parrucchiere a farmi bello per mia moglie, a più tardi. Wow. Bene ragazzi, sono sul balcone, mi sono appena bevuto un caffè, adesso mi fumo una bella sigarettina e poi attendiamo, perché comunque l'appuntamento dal barbiere è alle 16:30. Vediamo un pochettino cosa fare e poi piano piano mi avvio. E qua mi è uscito un brufoletto o mi sono tagliato, vabbè, sono dettagli irrilevanti. Mi sono dato una bella sistemata i capelli, ma dopo vedrete il risultato finale. Ha smesso di piovere finalmente, è salita là per l'umidità, cosa normalissima, pazienza, si sa che dava pioggia perché il meteo dava pioggia. Vediamo il tempo domani come sarà, ragazzi, e ricordatevi sempre che ci vediamo vlog facendo.
1, 2, 3, voilà, risultato finito. Sì ragazzi, i capelli sono così perché non mi sono fatto mettere niente e, mi ero messo l'acqua, però vedete già come stanno meglio. Mi sono fatto dare una ritoccatina di sopracciglia e devo dire che sono veramente, ogni volta che vado da quel parrucchiere mi rilasso in una maniera, perché c'ha una mano veramente di fata nel tagliare i capelli. Comunque ho capito che il mio capello lo devo tirare indietro bene con ci vuole un po' di gel, una spuma, perché comunque sì, tiene un po' con l'acqua, ma non tiene, cioè io sono entrato dal parrucchiere che sono uscito che il capello era veramente tirato indietro perfettamente, però dovete capire che su un cappello riccio mosso grosso l'acqua non è che tiene più di tanto, non può fare i miracoli. Mi sento bello leggero, bello libero, e adesso continuiamo a farli crescere, poi quando arriveranno a una lunghezza li sistemerò, gli do una pareggiatina, ma per ora l'importante è che mia moglie è stata contenta che sto bene, perché mi interessava tantissimo il suo parere. Adesso ragazzi siamo venuti un attimo all'MD a prendere due cosine veloci e poi torniamo a casa. Naturalmente ragazzi, non è che ho fatto tutto il vlog dal parrucchiere, sì, ma un po' l'ho fatto, perché sostanzialmente li ho dovuti solo rasare e vi ho fatto sentire anche il rumore della macchinetta, che è rilassante anche quello, E niente, adesso spoiler, andrò a rirasarli fra due settimane. Insomma, prima di partire, non so neanche quando partiremo, non vi faccio spoiler anche se lo so, ma prima di partire prenderò appuntamento appunto per dargli un'altra rasata, in modo che poi al mare c'ho i capelli belli rasati. Però stavolta farò un altro tipo di rasatura, vedrete poi come li raserò ragazzi, perché andando al mare, cioè la rasatura che vedrete all'inizio di questo vlog è una misura 6, poi mi sono fatto fare una 3 perché almeno è un po' più corta, ma poi vedrete la rasatura per quando partirò. Top, yeah, top.
Ah, comunque siamo andati in un altro MD prima e naturalmente c'è stata una, naturalmente, pardon, c'è stata una commessa che ciao Davide, io bello contento perché ho detto stavolta ha salutato me perché mia moglie era già andata avanti. Ho voluto fare la foto, contentissimi. Sempre al topolo yeah. Ragazzi, io sono salito in macchina e naturalmente sto aspettando mia moglie, ma mi sa che fra un po' vado dentro a vedere perché vedo un po' di casino. Comunque ragazzi, allora, anch'io mi sono voluto dare questo taglio qua, adesso vedete i capelli così, ripeto, ma stasera quando vedrete entrerò in live, cercherò di avere il capello più sistemato possibile. E niente ragazzi, non voglio essere troppo logorroico, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione, il solito Ia e ciao ragazzi, ciao.